Poi, allora, diamo il sindaco oggi. No, nel senso che l'ultima volta che abbiamo presentato il libro della mostra Trentinaglia, c'è cioè, il vice sindaco che dice sono contento che non ci sia il sindaco, così mi faccio io. Oggi abbiamo invece il sindaco e se dice due... Sì, va bene, solo un saluto di benvenuto. Innanzitutto un cordiale saluto, grazie maestro Nerio per donarci questa ennesima mostra. Io ripeto sempre più o meno le stesse cose in queste occasioni. Abbiamo sul territorio delle realtà che sono veramente importanti e vogliamo valorizzarle. Questa è una doppia realtà, perché abbiamo questo spazio che si ripete ogni volta mostrando il meglio di sé, anche se l'edificio, come dire, meriterebbe forse anche un restyling, però sapete che il restyling sulle cose vecchie sono molto difficoltose. Però si rinnova e si abbellisce grazie alle mostre, e vengono organizzate mostre stupende. Ne abbiamo chiusa una solo sabato scorso dei 100 anni di Trentinaglia, una cosa molto importante di Borgo, non solo come ricordato per quanto fatto, ma in termini generali, quindi storia, cultura, tradizioni. E il maestro Nerio, che ospitiamo più volte nel corso dell'anno, perché è un artista ambiente, quindi se fa più cose, è giusto che queste cose si vedano. Questa è la mostra fotografica straordinaria, bianco e nero, dove si colgono anche sfumature, forse, e sensazioni che il colore non dà, e il bianco e nero invece valorizza molto di più. Io poi non sono un esperto. Io mi limito a dire che sono veramente orgoglioso come sindaco di ospitare questi eventi, di ospitarli qua nel municipio, quindi assume un maggior significato di centralità per quanto riguarda la vicinanza della comunità, indipendentemente, ripeto, dai colori, dalle prestazioni che si sono susseguite, perché quando si condivide, come in questo caso, che la cultura aiuta, la cultura e formazione, e soprattutto un omaggio doveroso a chi per anni ha arricchito il nostro territorio, ha insegnato e opera ancora sul territorio, vada ulteriormente a significare che deve stare sulla piazza del paese, non deve stare generato in altri posti. Io mi limito a questo, ringrazio il maestro Nerio, auguro a tutti una buona visione, lascio a Massimo Di Marti, il nostro bibliotecario, l'esposizione magari tecnica di quanto vedremo. Grazie. Grazie. Nerio mi ha chiesto se dicevo io due parole di presentazione di questa mostra. E devo dire, sono molto contento di poterlo fare, anche perché lo sai, io ho sempre apprezzato molto le fotografie della mostra. Devo dire anche di più della parte grafica e della parte pittorica. Io ho sempre trovato che nelle foto riesca ad esprimere molte cose e siano delle foto estremamente interessanti. Di solito si dice che gli artisti non sono i migliori critici di se stessi, non sono quelli che riescono a dire le cose più interessanti, che parlano attraverso le fotografie. Io per organizzare questa breve presentazione sono andato a prendere i cataloghi, che dopo sono esposti qua, li trovate eventualmente in biblioteca, e guardare cosa ha detto Nerio della sua attività fotografica. E devo dire che ha detto delle cose con estrema lucidità. Ha detto 5 cose. Sono le domande che noi ci facciamo quando guardiamo queste foto. Perché queste foto? Allora, la prima domanda che uno fa: perché le fotografie? E Nero risponde: faccio fotografie per tradurre in immagine le mie emozioni. Allora, voglio dire, sembra banale la risposta. No, non è veramente una risposta banale, perché uno può fare fotografie per molti modi. Gli artisti spesso fanno fotografie come appunti visivi, fanno fotografie per dopo trasformarle in quadri, trasformarle in altre cose. Nell'espressione di Nerio c'è il rapporto invece diretto con la capacità della fotografia di esprimere emozioni, di esprimere probabilmente emozioni, e questo poi cercherò brevemente di illustrarvelo, che sono diverse da quelle che vengono espresse attraverso i quadri. Per esempio, balza subito agli occhi come nelle foto di Nerio, cosa che non c'è assolutamente nell'opera pittorica, ci sia per esempio un richiamo al mondo dell'avanguardia, un richiamo in particolare al surrealismo. Lui stesso poi parla di surrealtà in un'altra delle sue dichiarazioni. C'è un rapporto forse più studiato, più, anche se l'emozione è qualcosa di diretto, un rapporto più pensato
con quello che c'è di fronte. Rispetto a cosa fotografa, alla modalità con cui fotografo, aveva detto: privilegio la forma del contenuto, anche perché al contenuto, anche perché la ritengo perfetta e fine a se stessa. E questa è una cosa che voi, quando guarderete queste immagini, vedete in modo assolutamente diretto. L'elemento formale, le linee, le masse che vengono rappresentate nelle foto prevalgono sull'oggetto della foto. Specialmente nella rappresentazione dei corpi, sapete che uno dei grandi temi sia della pittura che della fotografia di nero è il corpo, soprattutto il corpo femminile. Dentro nel corpo, anche questi che vedete qua in questa sala, c'è un elemento che mette in luce le masse, che mette in luce la matericità del corpo. E questo prevale sull'oggetto, sul particolare, sul dettaglio. Come fotografa, le mie fotografie non sono improvvisate o catturate in un attimo fortunato, esse sono sempre il risultato di un progetto lungamente accarezzato e intensamente amato. E a sottolineare questo, nell'ultima mostra che è stata fatta qua di fotografie, che è stata fatta nel 2005, nella presentazione diceva: le mie foto sono quasi sempre il risultato di una progettazione di qualcosa e poi di un impegno profondo in campo scura. E questa è un'altra delle cose che mi piace molto delle foto di Nervio, che la foto si vede, chiunque la guardi si rende conto, appunto esistono diversi modi, c'è la persona che riesce, attualmente c'è la grande mostra di Franz Kappa, no? Grandissimo fotografo, tutt'altro, reporter, lì è la capacità di cogliere al volo in un minuto quell'attimo. Mentre invece dietro queste foto non solo c'è lo studio, molte volte viene costruito un vero e proprio set, un ambiente in cui la modella, il modello, la persona viene messa, ma c'è poi, se guardate le luci, i colori, perché siamo in bianco e nero, ma se guardate le luci e come la luce gira sui corpi, guardate questo corpo per esempio qui di fronte, questa donna in gravidanza, bellissimo il gioco della luce. È qualcosa che non è colto nell'attimo, è qualcosa che è stato costruito e che dopo viene riprodotto in camera oscura. Le foto sono in bianco e nero e una domanda che viene naturale è: perché in bianco e nero? E rispetto a questo, nella presentazione di quel bellissimo libro che è stato fatto ormai nel 91, che era Le pire lusinghe, che forse è il più bel libro di fotografia di Nervio, dice: uso il bianco e nero per uscire dal reale, così, per me banalmente colorato, per reinventarlo in una dimensione dilatata, irreale, quasi metafisica. E anche qui vi volevo sottolineare due aspetti. Allora, guardate i corpi delle donne. Cioè, è uscito nel 79, è uscito un libro che forse qualcuno di voi ha visto, intitolato Il corpo e i suoi simboli, di Dicino Sacconi, in cui si prendeva una figura femminile, per esempio una schiena, degli uteri, e venivano trasformati in un paesaggio, su una schiena di una donna che si scioglieva nel paesaggio, si vedevano degli sciatori che risalivano. Questo rapporto in cui il corpo diventa un elemento da esplorare, un elemento che viene guardato esattamente come verrebbero guardate le dune del deserto, le onde del mare, quindi mantiene la propria sensualità ma viene trasformato in qualcosa di diverso, è una delle, secondo me, esperienze interessanti che si hanno guardando i corpi fotografati da Nervio Fontana, che difficilmente ci colpiscono per essere il corpo intero, non è un ritratto. Il ritratto è un'altra cosa che lui fa. Nell'ultima sala ce ne sono di molto belli e estremamente intensi. Mentre se guardate questi corpi, che spesso sono rappresentati solo in una propria parte, danno quasi l'idea di non essere una figura umana, ma di essere un paesaggio dentro cui perdersi, dentro cui esplorare, dentro cui ritrovarsi. E dall'altra parte
dentro nei quadri, a differenza spesso che non nelle pitture, esiste un elemento di tristezza, di inquietudine. I paesaggi che vengono rappresentati non sono quasi mai dei solari, assolutamente no, ma non sono neanche dei paesaggi perfetti. I muri sono muri svastati, la giornata tende al crepuscolo, c'è la neve, la strada è dissestata, si perde nella campagna. C'è un elemento di tristezza, un elemento di inquietudine che trovo di meno nell'opera pittorica, che invece mi colpisce molto, molto in questo. E infine i temi che tratta Nevio, e anche rispetto a questi ha dichiarato: sono un fotografo che trova propria ispirazione nello stretto spazio del quotidiano, la famiglia, la donna, i bambini, gli amici nel loro ambiente. Questi sono i miei soggetti preferiti. E la cosa interessante è che se noi adesso, quando finiamo di questa breve presentazione, giriamo e guardiamo le fotografie, troviamo un ambiente che è allo stesso tempo familiare, perché molti di voi, più di me anche, riconosceranno le persone che sono raffigurate, riconosceranno i luoghi, ma allo stesso tempo ha avuto la capacità di trasformare un ambiente estremamente familiare, che poteva diventare un ambiente quasi domestico, invece far uscire da questo ambiente che noi tutti conosciamo, dal volto delle persone che sappiamo chi sono, invece far uscire quello di diverso, quell'elemento inquietante, quell'elemento perturbante, quell'elemento di inquietudine che dopo è quello che rende la vita così interessante e così complicata. Grazie a Nevio per averci fatto vedere queste cose sotto uno sguardo diverso. Quei due che mi hanno aiutato a gestire la mostra, perché da solo non avrei fatto niente. E niente, vi invito a avere un po' di prosecco per tirarci su. Grazie mille.